Anno nuovo, record nuovo. Il 2022 è stato il quinto anno più caldo del pianeta e il secondo più caldo mai registrato in Europa, mentre è stata l'estate più calda del nostro continente, che equivale a circa 1,2 gradi Celsius in più di media rispetto alle temperature del 1850. I dati vengono dai satelliti del sistema europeo Copernicus. Il record fa notizia nell'indifferenza quotidiana che avvolge, per esempio, il costante aumento dei gas prodotti dalla combustione di petrolio, carbone e metano, che trattengono il calore solare e accelerano la crisi climatica. I dati scientifici ci sono e ci dicono che un pianeta più caldo produce eventi climatici estremi ed esodi migratori crescenti. La questione è capire in che modo i paesi più ricchi, che sono quelli che hanno prodotto e producono più gas clima alteranti, debbano pagare i costi della transizione energetica. La buona notizia, se la tendenza non cambia, è che il buco dell'ozono dovrebbe chiudersi completamente nel 2066. Questo risultato viene raggiunto dopo che, dal 1987, sono stati messi al bando i gas CFC che hanno causato il buco. L'uomo è la causa della destabilizzazione dei processi naturali, ma questa riduzione del buco dell'ozono dimostra che chi crea il problema, gli esseri umani, possono anche esserne la soluzione.